Buongiorno, eccoci di nuovo qui. Oggi vorrei proporvi una lezione alternativa, visto che sono più di 20 giorni che siamo chiusi in casa e sicuramente abbiamo accumulato tanto stress e tante tensioni, soprattutto a livello muscolare. Con la sessione di oggi vorrei aiutarvi a rilassarvi più che potete, a sciogliere tutte le tensioni del vostro corpo. E ho pensato di farlo in una maniera molto semplice e per certi versi, diciamo così, atipica. Faccio un piccolo preambolo. Partiamo dal presupposto che tanti gesti che noi eseguiamo durante la vita quotidiana sono gesti automatizzati, e cioè gesti che il nostro corpo esegue senza metterci la volontà. Questo perché da quando nasciamo fino all'età dello sviluppo sviluppiamo, diciamo così, degli schemi motori che poi vengono interiorizzati dal nostro corpo e dal nostro cervello e dunque vengono eseguiti, diciamo così, in maniera automatica. Fra i tanti gesti che l'essere umano esegue in maniera automatica, possiamo metterci il camminare, il correre, l'alzarsi dalla sedia, piuttosto che tanti altri gesti, ma assieme a questi uno dei più importanti è ovviamente la respirazione. Quindi l'idea di oggi è quella di riuscire a portarvi in un viaggio, diciamo così, all'interno del vostro diaframma e del vostro torace, della vostra gabbia toracica, una sorta di esplorazione interiore funzionale a andare alla ricerca di tutti gli spazi, chiamiamoli morti, del nostro torace, del nostro diaframma, e cioè quegli spazi che non utilizziamo mai e che probabilmente non abbiamo mai utilizzato nella nostra vita. Questo perché nella misura in cui l'essere umano automatizza un gesto motorio, sia esso la camminata, la corsa, piuttosto che la respirazione, e quindi non ci mette più la volontarietà nel gesto, apparentemente sembrerebbe che questo sia rappresenti una grande conquista. In realtà è il più grosso limite dell'essere umano. Questo perché? Perché nel momento in cui un gesto viene automatizzato, l'essere umano saprà eseguirlo solo ed esclusivamente in quell'unico modo che ha automatizzato. E dunque proprio questo è il limite. Per cui attraverso la lezione di oggi io vorrei farvi provare, farvi sperimentare gli altri infiniti modi in cui un gesto banale e semplice, ormai automatizzato, può essere eseguito e dunque prendere coscienza delle infinite possibilità che abbiamo avuto finora, che non abbiamo mai sfruttato, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, da oggi in poi potremo sempre sfruttare. Dunque, vi condurrò in questo viaggio all'interno del nostro respiro, semplicemente con un tappetino, ci sdraieremo supini pancia su, lavoreremo ad occhi chiusi per ottenere il massimo rilassamento possibile e vi consiglio di tenere vicino anche eventualmente un piccolo plaid o una copertina in pile, perché qualora la vostra temperatura corporea per via del rilassamento dovesse abbassarsi leggermente, dovesse sentire freddo, potete tranquillamente coprirvi e rilassarvi ancora di più. E vi guiderò con la mia voce in questo percorso. Ogni tanto probabilmente metteremo delle piccole pause. Provate a abbandonarvi completamente, a rilassarvi più che potete e vedrete che alla fine questa grande esperienza ve la porterete dentro e cercherete di ripeterla ogni giorno. Direi che ho detto troppo, possiamo partire. Quindi prendete il vostro tappetino, ci mettiamo come al solito a piedi nudi, liberi, ci sdraiamo supini, pancia su, ad occhi chiusi. Ebbene dunque, siamo pronti? Ci sdraiamo sul nostro tappetino, pancia su, distendiamo bene le gambe, andiamo indietro con la schiena. Rilassate completamente sia i piedi che le braccia. Ora chiudi gli occhi ed esegui dei respiri profondi così come li hai sempre fatti, così come sai fare da sempre, e prova a memorizzare e interiorizzare questo tipo di respirazione. Fai ancora un respiro profondo.
Memorizza le sensazioni che provi durante questo respiro profondo. Fammi ancora uno. Benissimo, continua a tenere gli occhi chiusi e ora immagina di dividere in due porzioni il tuo torace, una porzione superiore rappresentata dalla gabbia toracica, una porzione inferiore rappresentata dalla porzione addominale e prova a utilizzare in maniera separata le due porzioni. Concentrati sulla parte toracica, prova a inspirare gonfiando più che poi il torace. Se ti può essere utile, puoi appoggiare una mano sul torace e una sull'addome. Quindi durante l'inspirazione sentirai sollevarsi solo la mano sul torace. Inspira, lascia andare fuori l'aria, rilassando la muscolatura. E ancora inspira. Lascia andare. Ancora inspira. Lascia andare. Se senti difficoltà ad eseguire l'esercizio, prova a farlo anche solo mentalmente. Immagina il tuo torace che si alza e invece la porzione addominale che rimane giù. Me ne fai ancora uno. Inspira. Lascia andare. Benissimo. Adesso invece facciamo il contrario. Proviamo a lavorare solo con la parte addominale. Inspira. Lascia andare. Senti che per effetto del rilassamento della muscolatura inspiratoria l'addome ritorna giù. Inspira. Butta fuori. Visualizza l'addome che si alza e il torace che rimane lì. Inspira. Rilassa. Molto bene, me ne fai ancora uno. Inspira. E rilassa. Benissimo. Adesso hai preso coscienza di due porzioni del tuo torace. Proviamo a utilizzarle a comando. E allora ti chiedo di inspirare espandendo la gabbia toracica, ma ti chiedo di espirare consapevolmente, immagina di voler buttare fuori l'aria nel tuo addome e dunque inspirando gonfi la gabbia toracica, buttando fuori l'aria gonfierai l'addome. Inspira. Butta fuori. Fuori, 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 fuori. Benissimo. Inspira, espandi il torace. Butta fuori, via, 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 tutto, 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 tutto nel tuo addome. Ancora uno, inspira. Su, 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 su il tuo torace, fuori l'aria, via, tutta nell'addome. Molto bene, ti chiedo di farne ancora uno, inspira. Butta fuori l'aria. Molto bene, perfetto, rilassati un attimo. Adesso ti chiedo di invertire e dunque, inspirando, ti chiedo di espandere l'addome e quando butti fuori l'aria ti chiederò di incanalare la tua aria nella parte alta del torace, nella gabbia toracica. Inspira, butta fuori, 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 fuori. Inspira, butta fuori. Mi raccomando, visualizza sempre nella mente l'esercizio. Inspira, gonfia l'addome. Molto bene, butta fuori l'aria, gonfia il torace. Inspira, gonfia l'addome. Fuori l'aria, su, butta il torace. Ancora uno, inspira, gonfia l'addome. Butta fuori l'aria, gonfia il torace. Appoggia le braccia lungo i fianchi, rimani ad occhi chiusi. Rilassati un attimo e ascolta solo la mia voce. Attraverso questo piccolo esercizio hai percepito
intanto due grandi porzioni del tuo torace, una porzione superiore rappresentata dalla gabbia toracica, una inferiore rappresentata dalla cavità addominale e sei andato a utilizzare gli spazi morti di questa zona. Ma proviamo a, fra virgolette, complicarci un po' di più la vita. Quindi ti chiedo di immaginare di suddividere adesso il tuo torace con una linea verticale che attraversa lo sterno e attraversa l'ombelico e arriva fino al pube. E dunque, continua a tenere gli occhi chiusi, immagina il tuo torace questa volta suddiviso in quattro porzioni. Superiormente abbiamo un torace superiore destro, un torace superiore sinistro, inferiormente abbiamo un addome di destra e uno di sinistra. Così come abbiamo fatto nell'esercizio precedente, andiamo a giocare con queste quattro parti del torace. Le braccia sono sempre lungo i fianchi, gli occhi sono sempre chiusi. Appoggia la tua mano destra sulla parte superiore del torace di destra e la tua mano sinistra sul torace superiore di sinistra. Lavoreremo per il momento solo con la parte superiore. Inspirando, ti chiedo di espandere il torace superiore di destra. Prova a interiorizzare questo esercizio e soprattutto prova ad eseguirlo anche mentalmente. Inspira, butta fuori, rilassa. Prova a sentire che la tua mano destra sale mentre la sinistra rimane lì. Inspira. Molto bene, rilassa. E ancora inspira. Molto bene, rilassa. Mi fai l'ultimo, inspira sempre col torace superiore di destra. Benissimo, fuori l'aria. Ora lavora col torace superiore di sinistra. Inspira. Rilassa. Inspira. Senti la tua mano sinistra che si alza, rilassa. Senti la mano sinistra che scende. E ancora inspira. Rilassa. Prova a fare l'ultimo, inspira. Molto bene, rilassa. Adesso sposta le mani sulla porzione inferiore, la destra sull'addome di destra, la sinistra sull'addome di sinistra. Inspirando gonfia l'addome inferiore di destra. Inspira. Rilassa. Visualizza sempre il movimento, soprattutto con la mente, anche se non riesci a farlo fisicamente, eseguilo mentalmente. Inspira. Rilassa. Inspira, senti la mano di destra che si alza. Rilassa. Me ne fai ancora uno, inspira. Rilassa. E ora lavoriamo con la porzione di sinistra. Inspira, gonfia la parte sinistra dell'addome. E rilassa. Fuori tutta l'aria fino in fondo. Inspira. E rilassa. Inspira. E rilassa. Ultima volta, inspira. E rilassa. Distendi un attimo le braccia lungo i fianchi, esegui qualche respiro libero e rilassati un attimo, ascoltando intanto la mia voce. Adesso proveremo a giocare con queste quattro porzioni del nostro torace e dunque giocheremo con inspirare con una zona e andare a direzionare la nostra area o sullo stesso lato, lato destro ma nella zona inferiore,
controlaterale sempre superiore o controlaterale sempre inferiore. Quindi andremo a eseguire tutte le possibili combinazioni che si possono eseguire con i quattro quadranti del nostro torace. E dunque, le braccia sono sempre rilassate lungo i fianchi, gli occhi sono chiusi. Appoggia le mani sulla porzione superiore del torace, una a destra e una a sinistra. Giocheremo per il momento con la porzione superiore. Inspira gonfiando il torace destro superiore e spingi l'aria buttando fuori nel torace di sinistra. Visualizza mentalmente, inspira. Gonfia il torace superiore destro, fuori l'aria, gonfia il torace superiore sinistro. Immagina proprio di voler buttare l'aria nel torace superiore di sinistra. E ancora, inspira col torace superiore di destra. Molto bene, butta fuori l'aria e mandala tutta nel torace superiore di sinistra. Ultima volta, inspira, torace superiore di destra. Butta fuori l'aria, molto bene, tutta nel torace superiore di sinistra. Molto bene, rimaniamo sempre sul nostro lato destro, quindi ti chiedo di appoggiare la mano destra sul torace superiore destro, la mano sinistra sull'addome inferiore di destra. E dunque, inspira col torace superiore, fuori l'aria, torace, addome inferiore di destra. Inspira col torace superiore di destra, butta fuori l'aria, addome inferiore di destra, torace superiore di destra, addome inferiore di destra, fuori tutta, 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 riempi, 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 ancora una volta, inspira col torace superiore, fuori l'aria nell'addome inferiore di destra. Ti faccio provare un'altra combinazione. Ora appoggia la tua mano sinistra sempre nell'addome inferiore, ma sul lato sinistro. Quindi andremo a lavorare in diagonale, da superiore a inferiore, da destra a sinistra. E via, torace superiore di destra, gonfia, gonfia. Fuori l'aria, addome inferiore di sinistra. Vai in diagonale, spingi, 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 spingi. E via, torace superiore di destra, addome inferiore di sinistra. Visualizza sempre il movimento nella mente, torace superiore di destra, addome inferiore di sinistra. Spingi, 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 tutto, tutto, tutto fino in fondo. Ancora una volta, torace superiore di destra, addome inferiore di sinistra. Molto bene. Distendi le braccia lungo i fianchi. Rilassati un attimo. Segui il ritmo del tuo respiro e ascolta ancora la mia voce. Ti do un attimo di pausa. E poi partiamo con la seconda combinazione. Siamo partiti col lavoro del torace superiore di destra, ora ci spostiamo in partenza di inspirazione con la porzione sempre superiore, ma questa volta del torace di sinistra. Non devi pensare a nulla perché ti guido io con la mia voce. E dunque, sei sdraiato, gli occhi sono sempre chiusi, appoggia la tua mano sinistra, questa volta sulla porzione superiore del torace di sinistra. E la mano sinistra rimarrà sempre lì. La tua mano destra la appoggi sul torace superiore di destra. E dunque, inspirando, gonfi il torace superiore di sinistra, più che puoi. Riempi, 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 riempi e buttando fuori l'aria mi vai a direzionare l'aria nel torace superiore di destra. Immagina proprio di volerla spostare, di voler riempire tutto il torace superiore di destra. Inspira.
su, fuori l'aria, tutta nel torace superiore destra. Visualizza il tuo torace, inspira. Butta fuori. Molto bene, me ne fai ancora uno, inspira. E butta fuori. Perfetto. La tua mano sinistra rimane sul torace superiore di sinistra, mentre la mano destra si sposta sulla porzione inferiore dell'addome, sempre sul lato sinistro. Inspira col torace superiore di sinistra. Butta fuori l'aria e vai a direzionarla nell'addome inferiore di sinistra. E ancora inspira. Riempi, 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 butta fuori. Spingi, spingi molto bene, visualizza bene il movimento. E ancora, inspira col torace superiore di sinistra. Fuori l'aria. Spingi, spingi, spingi tutta, 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 tutta fino in fondo. Benissimo, inspira col torace superiore di sinistra. Fuori l'aria. Proviamo la terza combinazione. Appoggia la tua mano destra sull'addome inferiore di destra, quindi lavoriamo in diagonale, da superiore a inferiore, da sinistra a destra. Dunque inspiro col torace superiore di sinistra, andrò a buttare fuori l'aria direzionandola nel quadrante inferiore di destra. Inspira. Fuori l'aria. Visualizza bene bene il movimento. Inspira. Butta fuori. Inspira. Butta fuori. Inspira. E butta fuori. Perfetto. Distendi le braccia lungo i fianchi, rilassa un attimo, segui il ritmo del tuo respiro e ascolta la mia voce. Abbiamo lavorato partendo con le porzioni superiori del nostro torace. Adesso proviamo a vedere che cosa succede quando andiamo a lavorare in ispirazione con la porzione inferiore dell'addome. Anche qui non pensate a nulla, vi guido io con la vostra con la mia voce. Provate soltanto a ascoltarvi un po' di più e a sentire che cosa succede nel vostro bacino nel momento in cui eseguite questo tipo di respirazione. E dunque siamo sdraiati, faccia su, gli occhi sono sempre chiusi, siamo completamente rilassati. Appoggiamo ora la mano destra sulla porzione inferiore di destra dell'addome e da qui faremo la nostra inspirazione. La mano sinistra è appoggiata sull'addome inferiore di sinistra e dunque inspireremo con l'addome inferiore di destra, andremo a convogliare la nostra aria nell'addome inferiore di sinistra. Inspira. Butta fuori. Senti cosa succede al tuo bacino. Inspira. Tutta, tutta, tutta l'aria. Butta fuori. Cerca di visualizzare sempre nella mente questo movimento. E ancora, inspira. Butta fuori. Convoglia tutto nell'addome inferiore di sinistra. Ancora una volta, inspira con l'addome inferiore di destra. Fuori l'aria. Molto bene. Adesso rimaniamo sul lato destro, appoggia la tua mano sinistra sul torace superiore di destra. Andremo a inspirare con l'addome inferiore e andremo a direzionare l'aria in espirazione nel torace superiore di destra. Inspira.
Butta fuori. Cerca di riempire il torace di destra. Inspira. Addome inferiore di sinistra, fuori l'aria. Tutta nel torace superiore di destra. E ancora. Inspira. Riempi. Fuori l'aria. Tutta nel torace superiore di destra. Inspira. Molto bene, butta fuori. Perfetto. E siamo pronti a fare il lavoro in diagonale. Appoggia la tua mano sinistra, sempre sul torace, ma nel quadrante di sinistra. Andiamo a fare il lavoro in diagonale. Questa volta sarà da inferiore a superiore, da destra a sinistra. E dunque, inspira con l'addome inferiore di destra, vai a convogliare l'aria nel torace superiore di sinistra. Inspira. Fuori l'aria. Ascolta cosa succede nel tuo corpo. Inspira, torace inferiore di destra. Fuori l'aria. Inspira, addome inferiore di destra. Prendi tutta l'aria, fuori l'aria. E ancora uno, addome inferiore di destra. Torace superiore di sinistra. Molto bene. Distendi le braccia. Rilassati un attimo. Segui il ritmo del tuo respiro. Metti consapevolezza in quello che stai facendo e ascolta il tuo corpo. Prova a sentire quello che succede nella tua schiena durante questa respirazione consapevole. E intanto ci prepariamo per la quarta sessione di lavoro. Andremo a lavorare col quadrante di sinistra in partenza e dunque con l'addome inferiore di sinistra e proveremo le tre posizioni. Siamo sempre dunque sdraiati. Andiamo ad appoggiare la mano sinistra sull'addome inferiore di sinistra, che sarà l'inspirazione. La mano destra sull'addome inferiore di destra. E dunque andremo a inspirare con l'addome inferiore di sinistra e andremo a convogliare la nostra aria nell'addome inferiore di destra. Inspira, butta fuori l'aria, sposta tutta l'aria a destra. Inspira, tutta a sinistra, fuori l'aria, tutta a destra. Inspira. Fuori l'aria. E ancora uno, inspira. Butta fuori l'aria. Molto bene. Rimaniamo sempre sul lavoro sul lato sinistro. Appoggia la tua mano destra sul torace superiore di sinistra. L'inspirazione viene sempre fatta con l'addome inferiore di sinistra. Convoglieremo l'aria nel torace superiore di sinistra. Inspira, butta fuori, convoglia tutta l'aria nel torace superiore di sinistra e via. Inspira, riempi tutti gli spazi, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria. Ancora uno, inspira. Fuori l'aria. Molto bene. Appoggiamo ora la nostra mano destra sul torace superiore di destra. Andiamo quindi a fare il lavoro in diagonale, da sinistra a destra, da inferiore a superiore. Dunque, inspireremo con l'addome inferiore di sinistra. Andremo a buttare fuori l'aria nel torace superiore di destra. Inspira. Tutta l'aria. Butta fuori. Riempi
riempi più che puoi il torace superiore di destra. Visualizza questo movimento. Inspira. Butta fuori. Inspira. Butta fuori. E ancora inspira. Butta fuori. Perfetto, distendi le braccia lungo i fianchi, rilassati e ascolta il tuo corpo seguendo il ritmo del tuo respiro. La prima fase di questa sessione di lavoro si ferma qui. A questo punto io vi chiedo di continuare a stare ad occhi chiusi e iniziate ad eseguire dei respiri profondi senza più mettere consapevolezza al respiro, ma cercando di prendere quanta più aria potete all'interno della vostra gabbia toracica, all'interno dei vostri polmoni. Quindi espandete bene la gabbia, abbassate bene il diaframma e cercate di sfruttare al massimo tutti i volumi che avete all'interno del vostro corpo, anche quelli che fino ad oggi non avevate mai utilizzato. E dunque inspirate profondamente, più che potete, inspirate, 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 riempite più che potete, come se doveste fare scorta di ossigeno. E adesso iniziate a buttare fuori l'aria, liberatevi completamente di tutta l'aria che avete all'interno, perché più ne buttate fuori, più riuscirete a prenderne dentro nell'ispirazione successiva e sarà un'aria più ossigenata. Quindi attraverso questo esercizio, oltre che dare beneficio alle tensioni muscolari, oltre che rilassare la schiena, andremo a ossigenare al massimo tutti i nostri tessuti. E dunque continua ad inspirare profondamente, prendi tutta l'aria che puoi, più che puoi, più che puoi, più che puoi, e adesso butta fuori l'aria. Continua ad eseguire questo esercizio e intanto ascolta la mia voce. Abbiamo eseguito questo esercizio in posizione supina e dunque siamo sdraiati pancia su. In questa maniera qui abbiamo lavorato soprattutto sulla espansione superiore, o meglio anteriore, della nostra gabbia toracica. In realtà la nostra gabbia toracica si muove in tre direzioni: si muove in avanti, si muove lateralmente, ma si muove anche indietro. E dunque questo esercizio andrebbe eseguito anche in decubito laterale, quindi sdraiati su un fianco con il torace in appoggio e dunque andando a percepire il movimento della gabbia toracica attraverso la pressione della gabbia toracica sul tappetino. E dunque andrebbe eseguito su un fianco prima e poi sull'altro, e successivamente andrebbe eseguito anche in posizione prona, e cioè pancia giù, per consentire al meglio l'espansione della nostra gabbia toracica posteriormente, perché nella posizione supina, quindi sdraiati pancia su, avendo il contatto con la superficie del suolo, l'espansione viene in qualche modo limitata. Questo però sarà, diciamo così, l'argomento di una nuova sessione di lavoro, perché è importante che voi per il momento, come esercitazione pratica, vi fermiate qui, perché non possiamo eccedere con troppa concentrazione e troppa consapevolezza, che vi potrebbe portare a irrigidirvi un po' con i muscoli accessori della respirazione, soprattutto con i muscoli della cervicale, con i trapezi, l'innervatore della scapola, lo sternocleido massoideo, gli scaleni, tutti i muscoli che corrono in aiuto al diaframma. E dunque per evitare di sovraccaricare questi muscoli, per evitare di apportare, diciamo così, delle tensioni, credo che questa esercitazione sia sufficiente. Vi chiedo di provare a eseguirla altre volte nel corso dei prossimi giorni e a distanza di una settimana circa io sarò di nuovo qui con voi a proporvi un nuovo esercizio da eseguire in decubito laterale sdraiati sul fianco.
a distanza di un'altra settimana lavoreremo in posizione prona, pancia giù, e nel frattempo avrete acquisito sempre di più una diversa capacità respiratoria, ma soprattutto sarete andati a scovare i meandri più nascosti del vostro torace e del vostro addome e sarete finalmente pronti ad affrontare un esercizio che sarà ancora un po' più complicato perché il nostro torace può essere suddiviso ulteriormente da altre due linee in 8 porzioni, e cioè la porzione superiore potrebbe essere divisa ulteriormente in due e la porzione inferiore ulteriormente in due, quindi 4 quadranti superiori, 4 quadranti inferiori. Ve lo dico solo come chicca per mettervi un po' di curiosità, diciamo così, per arare il terreno, seminarlo, per poi andare a raccoglierlo fra qualche settimana. E quindi direi che con questo non posso che augurarvi buona respirazione a tutti. Buon rilassamento e vi aspetto fra pochi giorni con un'altra lezione. Ciao e grazie a tutti per l'attenzione, vi ringrazio davvero tanto. A presto!